Ciao Ricky. Ciao Anto. Ma che voce hai? Sono un po' provato. Da cosa? Per cosa? Probabilmente Covid-119 o qualcosa, N1H16 o cose del genere. Tipo. Nel mio dialetto, io sono di Concordia sulla Secchia, no? Mm-hmm. Anzi saluto, ne approfitto, saluto tutti i concordiesi che ci stanno guardando. Per l'ultima volta. Il mio dialetto prevede che il sintomo di questa voce un po' roca sia l'argai, o un po' d'argai. Mai sentito. Ma non esiste nel tuo Modena? No, nel mio modenese no. Mai tu sei sentito. Modena City proprio? Sì, sì. Non c'è? Mai sentito. C'è, ma io non lo conosco, ma io non ho mai sentito argai. L'argai, un po' d'argai, no? Ed è proprio con questo argai che andiamo a presentare il nostro ospite di oggi. Ok. Abbiamo qui un esperto di l'argai. Sa tutto sull'argai. Allora, un bel applauso finto, Anto. Oggi ci arrivi tu al pulsantino che è il primo in alto a sinistra per il nostro Claudio Mangialavori. Buongiorno. Ciao Claudio. Ciao Rick. Io sono Antonio. Lo so, è per quello che ti ho detto, ciao Ricky. Adesso ci sta mettendo alla prova. Cioè. Ciao Claudio. Ehi, Stefano. Antonio. Io sono Antonio. Io sono Claudio Mangialavori, sono un pediatra di base di Modena, lavoro all'interno di una pediatria di gruppo che si chiama Il Piccolo Principe. Sei un docente dell'Istituto Tognoli ed esattamente in un minuto, tipo nel tuo corso esattamente di pediatria, che cosa tratti? Cosa un pediatra può centrare con l'educazione. Quindi quali sono i contatti fra lo sviluppo del bambino e il ruolo e il compito degli educatori. Si parla di sviluppo neuroevolutivo del bambino, di conoscenza di come un bambino è fatto nella sua fisiologia, perché la fisiologia è il punto che ci accomuna, e di tutti quelli che possono essere gli interventi a sostegno della famiglia e del bambino che noi pediatri e loro educatori possiamo fare insieme. Non so se vi ho sintetizzato in modo comprensibile, è una materia molto strana, che rientra con l'igiene, perché l'igiene è in senso di promozione della salute in questo senso. Ci eravamo fatti altre domande, no? Rispetto alla differenza tra pediatria di base e pediatria di comunità. È la stessa cosa? No. Sono cose diverse. Cose diverse distribuite sul territorio nazionale in modo differente. Pediatria di comunità è una caratteristica di poche regioni o di poche aziende, la nostra ce l'ha. La pediatria di comunità è la pediatria che si interessa degli interventi nelle scuole, della tutela della salute e di promozione della salute nelle scuole, nella comunità, e da noi che si interessa anche delle vaccinazioni principalmente. Il pediatra invece di base o di famiglia, come preferisco nominarlo io, o pediatra di libera scelta, è quello che voi considerereste il medico di famiglia del bambino. E dico sempre non tanto del bambino quanto della famiglia del bambino, perché non puoi lavorare con un bambino se non lavori con la famiglia, insomma, è una cosa strettamente legata, no? Per cui la definizione di pediatra di famiglia. Tra i tuoi percorsi c'è stato quello sistemico, no? Sì. Come unisci il tuo approccio sistemico rispetto alla professione di pediatra? L'approccio sistemico lo sottolineo perché a casa fa riferimento al fatto che il nostro Claudio è psicoterapeuta. È un sistema che viene utilizzato in psicoterapia. Sì. L'interesse è nato già mentre studiavo medicina. La cito perché è una persona per me importante, la dottoressa Sturloni. Al quinto anno di medicina tenne un seminario per noi sulla pragmatica della comunicazione umana. Io rimasi fulminato da questo approccio, cioè il fatto di leggere la comunicazione e la relazione come parte fondamentale della presa in carico della cura della persona. Tutta la mia formazione pediatrica è stata affiancata dalla formazione poi psicoterapeutica, quindi mentre facevo, al mio tempo si poteva ancora, mentre facevo la scuola di psicoterapia, facevo anche la specializzazione in pediatria. La sistemica mi ha cambiato proprio il modo di relazionarmi, di leggere, di vedermi dentro alle relazioni, con tutti i difetti che questo comporta, giustamente, ma diventa fondamentale, secondo me, per lavorare poi col bambino. Avere una conoscenza sulla famiglia e sulla capacità di leggere le dinamiche nella famiglia, quindi attraverso anche domande, incontri, diventa fondamentale, e quello che fa la differenza su
che stimoli poter dare, che possono riguardare il tema del sonno, il tema della fame, le separazioni familiari, i conflitti, i lutti, tutto quello che riguarda l'ambito della vita del bambino. Insomma, è un lavoro meraviglioso da questo punto di vista, no? Io sono nato negli anni 80, uh-huh. Era un mondo completamente diverso. Ad esempio, non esistevano le date di scadenza sulle merendine. No. Se io adesso in un vecchio comò trovassi una yo-yo del 86, potrei mangiarlo perché tecnicamente non è scaduto. Allorché lascio il mio collega ultimare la domanda con il suo fogliazzo bianchissimo. Cosa vuol dire essere pediatra oggi? Tutto quella che era la patologia acuta era forse la cosa più importante, no? L'attenzione alle malattie infettive e curare la tosse, curare le patologie. Questo rimane sempre un tema importante perché i bambini, sappiamo, si ammalano tanto, più piccoli sono più si ammalano e gli serve ammalarsi. Ma i problemi che ci arrivano sempre di più sono problemi di carattere relazionale, di attenzione a quello che è la patologia derivante dal sistema famiglia e dal sistema ambiente, quindi tutto quello che riguarda il disagio, tutto quello che riguarda la competenza genitoriale, tutte cose che arrivano al pediatra, nessuno pensa che sia campo nostro, ma sono pane quotidiano. E poi c'è l'ampio tema della neuropatologia e della psicopatologia. Abbiamo delle indicazioni su cosa possiamo fare nel nostro lavoro molto ampie. Quindi attualmente è molto lasciato al pediatra come lavorare in queste cose, di cosa farti carico. Il nostro lavoro veramente è molto costruito su quello che diventa poi il tuo modo di approcciarti. Ma lo vedete anche col medico di medicina di base, penso, no? Cioè, la persona fa la differenza, di sicuro. Pensate ai bambini che sono ammalati ogni settimana, o i bambini che hanno mal di pancia ogni settimana, o tutto quello che è la psicosomatica del bambino, cioè è segnale di altro, no? Di altra difficoltà che il bambino ha, che non è il sintomo organico di per sé. Ma è anche vero che una patologia frequente del bambino, invece normale, come può essere un bambino del primo anno di vita che va al nido, che ogni 15 giorni c'ha una febbre, ha un'incidenza su quello che è il sistema famiglia forte, perché e devo lavorare, devo usare i nonni. Adesso sembra che banalizzi, ma questi temi diventano essenziali su quello che è poi il modo di rapportarsi col bambino, il modo di vivere la tua dinamica familiare. Quindi allora mi viene un'altra domanda, non solo come è cambiata la pediatria, ma come sono cambiati i genitori. Te la senti, Claudio? Sì, è un tema scivoloso, nel senso che la risposta prima che uno potrebbe dare è che i genitori sono cambiati e si dimostrano sempre meno competenti. Ma credo sia una risposta sbagliata. È una risposta che porta dietro un pregiudizio rispetto al fatto che hai un'idea di qual è la famiglia sana o la famiglia giusta, e di conseguenza, se questo non coincide con la tua idea di famiglia, diventa una situazione non buona. Dal punto di vista sociale c'è un cambio reale, e questo cambio comporta una difficoltà, no? E i ritmi di vita e il modo di approcciarti al bambino cambia, perché hai molti meno strumenti adesso intorno in sostegno. Ma quello è un problema di sistema, non di famiglia. Se non ho un sistema a sostegno, la colpa non è della famiglia, la colpa è di che sistema crea intorno. Adesso hai famiglie nucleari, quando sono nucleari, molte volte sono famiglie ricostituite, alcune sono famiglie con genitori single, ci sono famiglie omogenitoriali, sono famiglie le più diverse possibili. E come la società legge queste famiglie influenza molto come la famiglia sa fare la famiglia. Quindi quando parli di sistema valoriale, mi sembra di capire, ad esempio. Cosa intendi per sistema valoriale? Lo spiego immediatamente. Come sistema valoriale intendo, facendo un esempio veloce, che tutti siamo d'accordo che col semaforo rosso non si passa e col semaforo verde si possa passare, mentre non c'è nessun aiuto valoriale condiviso su a che età io devo dare un cellulare a mio figlio. Le indicazioni su questi ci sono. Però non sono condivise. Non sono. C'è una difficoltà. Sì, sono anche argomenti molto nuovi. Dove ci sono tante influenze intorno a questo tema, no? E adesso sono dei lavori molto interessanti che stanno uscendo, ad esempio sull'utilizzo della multimedialità nei bambini e su quello che è l'impatto sullo sviluppo cerebrale del bambino, soprattutto nei famosi primi 1000 giorni, no? Il più è cominciare a fare passare messaggi che rispondono a queste nuove esigenze. Non è così semplice, questo è chiaro. Altre notizie girano più veloci delle notizie su quelli che sono i vantaggi di salute o gli svantaggi di salute. E molte volte la scelta della strada veloce, l'utilizzo dello smartphone, è una
è anche un utilizzo inconsapevole, perché non è detto che un genitore debba sapere i danni che fa un cellulare o i vantaggi che fa, non è suo compito. È compito della tutto quello che è il sistema educativo e sanitario, che dovrebbe sostenere e dare gli strumenti al genitore per fare le scelte giuste. Quindi esistono i valori da questo punto di vista, vanno rinegoziate, ricostruite insieme, non so come arrivare col concetto. Hai risposto, a mio parere hai risposto perfettamente. Tu era la domanda, tu era la mia domanda, tu era il parere, insomma tutti hanno messo qualcosa di loro. Hai usato la parola, mi sembra, funzione, e anche il fatto che i bambini si debbano ammalare. E che cos'è per te, non so, la febbre? Il la febbre sintomo, non è una malattia, nel senso, sì. I sintomi del bambino, come sono gestiti dai genitori, e qual è il valore, qual è il senso che tu dai all'ammalarsi? Tanto stai facendo questa domanda facendo riferimento a quei momenti dove, quando sale la febbre al neogenitore, parte il panico. Esattamente. Quindi questo stavo intendendo. È compito nostro educare i genitori al riconoscimento dei sintomi e al riconoscimento degli stati di salute e a spiegare perché il bambino funziona in un certo modo. Possiamo scegliere di essere dei medici direttivi, che dice: so io come funziona, si fa così, però poi creiamo dei genitori dipendenti, no? Dal fatto che non è mio compito imparare a leggere mio figlio, conoscerlo, anche nei sintomi della malattia. Diverso è con un genitore costruire, in base alle proprie competenze, la presa in carico della salute, anche semplicemente di una patologia acuta, no? Allora diventa più significativo il fatto che il genitore ha la seconda febbre, sa come affrontarla, perché è parte del sistema curante, non è uno che fa quello che dico io. Adesso c'è un po' questo andazzo di chiamare questi medici sovraccarichi, no, di lavoro a causa del surplus sul sistema sanitario, e quindi molto spesso io me la cavo con una telefonata di 2 minuti dove non do grandi spiegazioni, ancora meno rilascio empatia, e quindi chiudendo una conversazione in 1 minuto dicendo solo dai tot gocce, dai tot tachipirina. E diventi bravo, più medicine dai, perché se il medico ti dà una medicina, allora è bravo perché sa curarti, no? Molte volte la cura è un'attesa. Dopo diventa il mio metro di misura, nel senso, ogni volta che mi risponde mi dà delle medicine, quindi è bravo. E sì, e se l'altro non me le dai, meno bravo di me, perché non mi cura con le medicine, anche perché è la risposta più rapida che posso non avere. Mi cura la paura, anche è una risposta concreta. Pensate al problema del sonno, no? Quale farmaco posso usare perché il bimbo dorma? Il punto è capire qual è la fisiologia del sonno del bambino e come il bambino dorme. Come riesco a essere un genitore, il termine tecnico è responsivo, cioè che risponde correttamente al bisogno del bambino. Se il sonno del bambino ha una sua fisiologia, ha un suo ritmo di alternanza, fase REM, sonno superficiale, sonno profondo, ha un bisogno di svegliarsi per un certo motivo, se io questo non lo so leggere, ma io medico non ti insegno a leggerlo, io chiedo la melatonina per farlo dormire. Ma il problema non lo risolvo col farmaco. Non so se ho fatto un esempio. Sì. Lo dico perché il 30% dei bambini sotto i 2 anni non dorme come il papà o la mamma vorrebbe. Mio padre mi voleva buttare dalla finestra tutte le notti, era un bambino che non dormiva mai. Poi la mattina chiedeva scusa, mi raccontavano. Quindi si tramanda un'idea rispetto al sonno che non corrisponde a quello che è le conoscenze attuali sulla fisiologia del sonno del bambino. Ma un genitore non è tenuto a saperle. Io però, che ho una responsabilità educativa, da medico una responsabilità educativa, perché io faccio prevenzione della salute, quindi ho un ruolo educativo, è mio dovere insegnare o spiegare al genitore perché il bambino ha un certo modo di rapportarsi col sonno e il fatto che questo sia fisiologico. Poi forse come genitore tu hai delle aspettative, delle attese su questo bambino che non corrispondono a quelle che di fatto sono la realtà del bimbo. Scegliamo le strade corte o
capiamo che avere un bimbo vuole dire trovare uno spazio emotivo e di accoglienza. Credo che la filosofia della strada corta sia abbastanza diffusa culturalmente. Sì, adesso più che mai. Adesso più che mai. È facile la risposta. No? Il modello culturale è tutto e subito e mi realizzo immediatamente, quindi certe cose del bambino ostacolano un mio modo. Ma non è che questo viene fatto per cattiveria. Dovremmo avere in mente come pediatri che tutti i genitori vogliono il bene dei loro figli. Perché il genitore che viene con l'ansia sul sonno e questa cosa dice ma capisci cosa stai dicendo? No. Allora sbagli tu, di nuovo rientra nel tuo modello culturale di pediatra che ha un'idea di famiglia che deve funzionare in un certo modo e non riesce a leggere quello che è il vantaggio che tu puoi trovare in quella famiglia che tutto sommato sta cercando una risposta al bisogno del figlio. Allora Anto, tu che lo guardi strano, almeno questo, questo è il suo vissuto, perlomeno te lo sta riportando, quindi cosa facciamo adesso? Lo accogliamo. Vuoi scegliere un oggetto transizionale per provare? Diamo il via alla nostra nuova rubrica che si chiama Noi e i nostri infamissimi bigliettini con le domande da casa. Eccoli qua. E sapere che nell'ultima puntata abbiamo accettato di porre all'interessato nostro ospite una domanda da casa e questa cosa ha preso pesantemente il via, quindi sapendo che dovevo oggi venire due volte fa io, sapendo quindi che oggi eri qua a noi la regia ha preparato questo straordinario barattolo brandizzato hummus che potete trovare da nessuna parte. E vorrei che Anto adesso te lo porgesse perché faremo sorteggi a caso. Un'estrazione, guarda. Io? Sì, prego. Sì, te la lasciamo leggere pure a te. Mamma, è tremenda questa cosa. Beh, qui abbiamo un po' risposto. Quali le difficoltà delle famiglie di oggi? Ok, sì, direi che abbiamo risposto. Sì. Per chi ci sta solo ascoltando, il nostro ospite Claudio sta pescando. Le cose che un neogenitore non si aspetta, quali sono? Come i professionisti possono essere d'aiuto? Direi che la domanda va girata: cosa si aspetta un neogenitore? Perché un cucciolo che entra in una famiglia stravolge una relazione. Qual è la tua attesa rispetto a questa esperienza che stai facendo? E non è così scontato che uno se lo chieda. Quindi qual è la mia idea? Perché da quell'idea nascono quelli che sono i problemi, adesso sintetizzo, mi rendo conto che sono molto generico, delle cose che un genitore non si aspetta, le cose che tu non ti aspetti sono la realtà, che molte volte non coincidono con quello che è la tua idea, e allora vai in tilt. Il nostro compito di pediatri nei famosi bilanci di salute è fare quelle che si chiamano le guide anticipatorie, se scegliamo di farle, non tutti le facciamo, cioè anticipare ai genitori quelle che saranno le future evoluzioni del bambino. Sì. Un'altra, devo andare avanti? Sì, proviamo ancora. Cioè, quanto vi piace questo gioco? Bello, io ne voglio tirare uno anch'io dopo me la fai. Allora, scegli tu. Leggila. Mamma mia. Se potessi avere un superpotere per facilitare il tuo lavoro, quale sarebbe? Io direi l'invisibilità, se fosse no. Per me. Qualsiasi cosa succeda, io direi l'invisibilità. Io direi il riuscire a farmi capire, sempre. Perché il problema è principalmente comunicativo. Se il mio superpotere fosse quello che dico ti arriva chiaro nei contenuti, sarebbe una buona cosa. Tu sei nato per leggere o sei più nato per la musica? Nessuno di noi è nato per leggere, ma siamo tutti nati per la musica. Cioè, il nostro cervello non ha aree dedicate alla lettura. È una competenza che l'essere umano ha sviluppato nel tempo. E per la nostra plasticità cerebrale impariamo a leggere e questo ha un effetto di sviluppo globale del nostro cervello. La musica è connaturata invece allo sviluppo dell'essere umano. Ci sono dei testi di antropologia meravigliosi dove si cercava di studiare lo sviluppo del linguaggio nell'essere umano, come è nato, e si incagliavano sempre, non riuscivano ad andare avanti, fino a quando un certo Mitten e anche altri hanno scoperto che il punto non è studiare come si è sviluppato il linguaggio, ma come si è sviluppato il canto e la musica. Alcuni antropologi dicono che il nostro primo linguaggio è stato il linguaggio sonoro, dove quello che noi comunicavamo era la nostra emozione e solo la comunicazione emotiva.
Io sono il referente provinciale del programma Nati per Leggere a Modena. Nati per Leggere è un programma di intervento sulla lettura precoce nel bambino. Questa dovrebbe iniziare già durante la gravidanza, perché il bambino nell'utero sente tutti i suoni del corpo della mamma e tutti i suoni che la mamma filtra nell'ambiente esterno, e sente anche la voce e anche la lettura. Ci sono degli studi di bambini che a 72 ore di vita, 72 ore di vita, rispondono alla musica che hanno sentito in gravidanza. Ma non è solo questo, è che questo va a incidere sullo sviluppo delle competenze cerebrali del bambino in tutti i campi. È come dire che due interventi di costo zero, che è leggere e cantare, ballare, fare danza, fare esperienza musicale col bambino, sono strumenti per lo sviluppo della capacità del bambino. Non fare è una riduzione della possibilità che offre il minore. I bambini a cui non viene letto arrivano ai 5 anni, ai 6 anni di vita, quando entrano a scuola, con una diminuzione della competenza linguistica e dello sviluppo cognitivo di un anno e mezzo rispetto al bambino a cui viene letto. Direi che la domanda di Antonio è stata meglio di quella che avevo estratto, che era se preferivi Terminator 1 o Terminator 2. Allora, questo era il professor Claudio Mangialavori. Se volete avere l'opportunità di gustarvelo live, lui insegna qui da noi all'Istituto Tognolo, iscrivetevi. Anto, mi fai una chiocciola per cortesia, fammi una chiocciola, tipo com'è la chiocciola? Sì, effettivamente c'è un bel ghirigorio all'interno, grafico all'interno della chiocciola, quindi fai la chiocciola e qui Igi Tognolo, qualsiasi cosa con chiocciola Igi Tognolo vi porta ai nostri social, dove potete trovare tutte le informazioni sul corso universitario e fare quella che probabilmente è una delle scelte migliori della vostra vita. Allora Claudio, grazie mille, grazie per essere voi, stato grazie con noi. Molto bello parlare con voi, grazie. Grazie.